Cinque passi per costruire la pace e un futuro diverso, li ha indicati il Papa ai giovani del Congo incontrati a Kinshasa. Forte l'appello a scegliere l'onestà e a dire no ai lacci della corruzione. La Val d'Aveto si prepara ad un altro fine settimana di sci. Oltre 1200 persone sabato e domenica hanno utilizzato gli impianti di risalita, apprezzato il servizio di bus navetta alla Seggiovia. Scade il 10 febbraio la possibilità di aderire al servizio civile, una possibilità di arricchimento personale e di crescita. Ne parliamo stasera in Direttamente Su, con ospiti in studio, collegamenti e testimonianze. Festa di Nostra Signora dell'Ulivo a Bacezza. Il Vescovo ha esortato ad essere credenti seguendo i tre verbi in cui si articola la logica del Vangelo: condividere, scendere e servire. Adorano Gesù e Eucaristia e offrono la loro disabilità per portare luce nel mondo. È il carisma delle suore sacramentine non vedenti, piccole suore missionarie della carità fondate da Don Orione a Tortona. 20 anni di sacerdozio per Don Sergio Chiappe, festa a sorpresa nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Zoagli. Un pastore buono, vicino alla gente, dicono i parrocchiani, che ha a cuore chi è nella malattia e nella sofferenza. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Una festa scandita da musica, cori e acclamazioni. Nello stadio di Kinshasa il Papa ha incontrato i giovani del Congo, indicando loro preghiera, comunità, onestà, perdono e servizio. Cinque ingredienti, tante quante sono le dita di una mano, per costruire la pace e un futuro diverso. Forte l'appello poi a scegliere il bene, a non farsi inghiottire dalla palude del male. La sintesi nel servizio. Dalle tue mani nasce il domani, dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Si rivolge ai giovani nelle cui mani Dio ha messo il dono della vita e l'avvenire della Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco, che nello stadio dei martiri di Kinshasa, nel terzo e ultimo giorno del viaggio, prima di partire alla volta del Sudan, incontra centinaia di migliaia di giovani e catechisti. Sono cinque i passi da percorrere sulla strada della pace indicati dal Pontefice, cinque come le dita di una mano, a ciascuna delle quali corrisponde un ingrediente per il futuro. Al pollice, al dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera, spiega Francesco, e poi il fare comunità con l'indice, l'onestà, il dito più alto della mano, il medio, e poi con l'anulare e il mignolo, il perdono e il servizio. Il Papa inizia il suo discorso nel silenzio dello stadio, ma con il passare dei minuti la partecipazione cresce tanto che fa fatica a parlare, sovrastato dall'entusiasmo della folla. Nel parlare della comunità, Francesco invita a prendersi per mano e intonare un canto. Avete visto che bello sentirsi una sola chiesa? In precedenza il Papa aveva messo in guardia i giovani da non lasciarsi affascinare dai falsi paradisi egoisti come la droga. Poi, sul tema dell'onestà, ha chiesto a gran voce di scegliere da che parte stare, esortandoli a non lasciarsi imbrogliare nei lacci della corruzione. È onesta o non è onesta? Pace e corruzione. Tutti insieme diciamo pace e corruzione. Per creare un futuro nuovo abbiamo bisogno di dare e ricevere perdono, ha continuato Francesco, che ai giovani ha chiesto di stare un minuto in silenzio e perdonare le persone che ci hanno offeso. E infine l'invito a non scoraggiarsi e andare avanti nella strada verso il futuro. Non scoraggiatevi mai. E quando avete tristezza, quando sarete scoraggiati, prendete il Vangelo e guarda Gesù, ti darà la forza. Oggi è l'ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa nella Repubblica Democratica del Congo, prima della partenza verso il Sud Sudan. Oggi pomeriggio alle 16:30 nella Cattedrale di Notre Dame del Congo si terrà l'incontro di preghiera con i sacerdoti, i diaconi, le persone consacrate, i seminaristi. Anche questo appuntamento sarà trasmesso in diretta su Telepace al canale 12. Un silenzio abominevole e imbarazzante. Il quotidiano Avvenire commenta così il silenzio mediatico scattato sul viaggio del Papa in Africa e dal quale arrivano forti denunce sulle ingiustizie e sulle violenze scaturite dal colonialismo e dal neocolonialismo. Eppure, appunto, è difficile in questi giorni trovare delle notizie sui giornali in merito alla visita del Papa nella Repubblica Democratica del Congo e nel Sud Sudan. Ora veniamo al nostro territorio, dall'Africa ci spostiamo in Val d'Aveto, dove i responsabili della schiarea sono al lavoro per preparare le piste e riaprire gli impianti di risalita. Oltre 1200 le persone che lo scorso fine settimana sono salite a Santo Stefano d'Aveto. Sentiamo.
Gli impianti di risalita riprenderanno servizio sabato, ma sono stati diversi gli appassionati che anche oggi, approfittando di una splendida giornata di sole e di cielo azzurro, sono saliti in quota per buttarsi a capofitto in una discesa con gli sci o lo snowboard ai piedi lungo le piste battute. Il panorama, che si può godere dai quasi 1800 metri del Monte Bue, non ha niente da invidiare alle località delle Alpi, e sono state oltre 1200 le persone che lo scorso fine settimana, 400 sabato e più di 700 domenica, sono arrivati in Val d'Aveto e hanno utilizzato la seggiovia per salire al Prato della Cipolla e da qui lo ski lift e il tapis roulant per sciare. La neve per ora resiste nonostante un atteso ma breve rialzo termico e in queste ore si sta lavorando per riaprire il prossimo fine settimana, quando le temperature torneranno a scendere e si dovrebbe vedere di nuovo la neve cadere dal cielo. Abbiamo lavorato bene, il weekend è stato bello, speriamo c'è un altro weekend di bel tempo, quindi speriamo che ci raggiungano altre persone, altri turisti, anche quelli che sono già stati, perché comunque lo spettacolo della montagna quando c'è la neve è comunque uno spettacolo che è irrinunciabile per chi è appassionato poi di venire sui monti. Cosa sarà aperto per sabato e domenica? Sicuramente il campo scuola baby, vedremo di aprire ancora la rossa nella parte alta, anche perché questo rialzo termico comunque non ci aiuta. Le precipitazioni nevose ci sono state, ma non sono state abbondanti, infatti non siamo riusciti ad aprire comunque tutta la parte alta né la rossa bassa. Speriamo settimana prossima qualcosina dovrebbe arrivare dal cielo, magari se ci dà ancora una mano. Vediamo di essere operativi questo weekend, chiediamo pazienza ai nostri appassionati e vedremo di fare il massimo, come cerchiamo di fare sempre. Lo scorso fine settimana è stato gestito attraverso un pulmino, un bus e navetta l'afflusso di visitatori, con le difficoltà che ci sono del posteggio proprio all'inizio dei pianti di risalita. Un servizio che ha funzionato, questo? Un servizio che ha funzionato, e ringrazio comunque il comune per aver messo questo servizio. Sì, c'è da dire anche che comunque è anche vero che quando c'è una così grossa affluenza poi è anche difficile, e capiamo che qualcheduno magari che è arrivato in orario un po' tardo non possa trovare magari parcheggio molto vicino agli impianti. Questo servizio comunque aiuta anche chi arrivi a Santo Stefano in un orario più tardo di poter raggiungere gli impianti, quindi sicuramente è un servizio che ha funzionato e speriamo funzioni. Cambiamo tema, scade il 10 febbraio, quindi tra pochi giorni, la possibilità di aderire al servizio civile universale, una possibilità di arricchimento personale e di crescita che coinvolge i giovani tra i 18 e i 28 anni. Ne parliamo questa sera in Direttamente Su a partire dalle 21 con ospiti in studio, collegamenti e testimonianze. Una di queste arriva da Genova, dove Unitalsi promuove due bandi. Sentiamo. Felici imperfetti e dimore d'amore sono i nomi dei bandi per il servizio civile promossi dall'Unitalsi Ligure e Genovese per il 2023. Il primo dedicato all'aiuto ad anziani e disabili. Per andare a trovarli a casa, accompagnarli in vari luoghi dove hanno bisogno, per fare delle feste insieme. Il secondo all'aiuto dei bambini in cura al Gaslini. Abbiamo delle case accoglienza per le famiglie che devono portare i bambini al Gaslini. E quindi non hanno la loro casa, lasciano la loro casa e devono trovare una sistemazione. Francesco ha aderito al servizio civile dell'Unitalsi a 25 anni, accoglieva i bimbi in arrivo da tutto il mondo. Andavo in stazione, andavo in aeroporto, andavo nel porto, li prendevo con la macchina o col furgone a seconda delle esigenze. Prendevo bambini che erano molto piccoli, altri sulla sedia a rotelle. Per Francesca Faruffini il servizio civile è un'opportunità d'oro per i ragazzi. Siete seduti su un tesoro, avverte, fatto di crescita personale e arricchimento. È l'ora di alzarsi e aprirlo. Ho avuto la fortuna di veder crescere tanti ragazzi e ragazze. Hanno capito che la vita non è solo lo studio, il lavoro che retribuisce, ma è anche darsi per gli altri. Ho conosciuto nuove persone, racconta Francesco, ho gestito gli appuntamenti, ho affrontato situazioni emotive forti. Per me è stato un anno di crescita, è impossibile che non lo sia. Se un ragazzo è titubante, se farlo o non farlo, farlo non è sicuramente la cosa sbagliata. E c'è un lieto fine, perché durante i mesi di formazione Francesco ha conosciuto la sua futura moglie, entrambi desiderosi di restare vicini all'Unitalsi. Questo giugno ci sposeremo, quindi direi che dal 2018 ad oggi il servizio civile mi ha dato molto di più. Questa sera dunque affronteremo il tema con testimonianze da Genova, Savona e dal Levante Ligure. Tra gli ospiti Silvio Masala, che è il presidente della Conferenza Ligure degli Enti di Servizio Civile.
Oggi 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio, la comunità di Santa Maria di Bacezza a Chiavari festeggia la titolare del santuario, Nostra Signora dell'Ulivo. Questa mattina il Vescovo ha celebrato la messa richiamando il ruolo del credente. Sentiamo. So bene, lo sappiamo tutti per esperienza, che andare controcorrente è faticoso. E allora spesso si affaccia, fa capolino, la tentazione di lasciarsi portare dalla corrente, che è molto più facile, molto più comodo, evita tante grane. Però una fede non testimoniata finisce per diventare inconsistente. E persa la fede in Cristo Gesù, perso tutto, l'uomo non sa più chi è Dio, non sa più chi è lui, uomo, da dove viene, dove va. Non sa più qual è la verità ultima, il senso profondo delle relazioni e delle esperienze che costituiscono il quotidiano. Non ha più nessuno da cui attingere luce e forza per vivere una carità libera dall'egoismo, che sempre cerca di insinuarsi nell'amore. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito Santo che ha mosso Simeone e che oggi ci raduna qua, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a essere icona, trasparenza, segno efficace dell'amore universale senza confini di Dio. Oggi pomeriggio il Vescovo presiederà in cattedrale a Chiavari la celebrazione eucaristica nella giornata della vita consacrata. Alle 17.45 l'appuntamento per le religiose e i religiosi consacrati nella cappella maggiore del seminario. E poi in processione ci si sposterà appunto in cattedrale, dove alle 18 inizierà la messa, che sarà in diretta TV su Telepace, come sempre al canale 12. E in occasione di questa giornata della vita consacrata vi raccontiamo la storia di una comunità speciale, quella delle suore sacramentine non vedenti di Tortona, che nascono in seno alla congregazione delle piccole suore missionarie della carità e sono dedite all'adorazione eucaristica. Vediamo. Don Orione, ecco, ci ha affidato questa missione perché lui aveva un grande amore per l'Eucaristia. Tant'è vero che da chierico passava le notti in preghiera davanti a Gesù e Eucaristia. Dicono, è vero, non vedono, però questa missione, ecco, la possono pregare per la Chiesa, per il Papa, per le nostre consorelle che svolgono l'apostolato, ecco, nella vita attiva. E in più Don Orione ci ha anche dato una grandissima missione, che la nostra disabilità, ecco, diventa anche un mezzo di evangelizzazione, perché noi offriamo la privazione della vista per i fratelli che non conoscono la verità, che non hanno la luce della fede, perché è ancora più brutta questa cecità di non avere la luce di Dio, di non credere, ecco, che Dio ci ama e che Dio ci salva, che Dio ci guida, no? Lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Allora, siamo nella giornata per la vita consacrata e cosa si sentirebbe di dire ai giovani che stanno pensando a un'eventuale vita consacrata? Allora, io, ecco, suggerirei proprio questo, di rispondere con fede e con coraggio, che se sentono che il Signore li chiama a una vita di speciale consacrazione a Dio, di custodire, ecco, questa vocazione, di alimentarla con la preghiera e di non avere paura di lasciare il lavoro, la famiglia, tutto, che il Signore non fa mancare nulla. Anzi, chi ha lasciato case, fratelli, sorelle, il proprio paese, ecco, per il Signore riceverà 100 volte tanto e in più la vita eterna. Questa ed altre testimonianze nella nostra trasmissione Noi Chiesa, che andrà in onda venerdì 3 febbraio alle ore 21 al canale 12 di Telepace. Nel giorno in cui ricorrevano i 20 anni di ordinazione sacerdotale, Don Sergio Chiappe è stato festeggiato a sorpresa dai suoi parrocchiani al termine della messa a Sant'Ambrogio di Zoagli. Un gesto di amicizia e di riconoscenza per l'attenzione e la cura pastorale a loro rivolta. Siamo andati a vedere. Grazie. Questo è la parte della comunità. Non finita qua.
Tanto in Italia si parla sempre di acconti di sale. Lo stile gioviale e la battuta sempre pronta, così come una parola di conforto e di prossimità. Don Sergio Chiappe ha festeggiato i 20 anni di sacerdozio nella celebrazione eucaristica feriale a Sant'Ambrogio a Zoagli, una delle due parrocchie insieme a Semorine affidate al sacerdote. Per il prete un traguardo e al tempo stesso una tappa del cammino. È sicuramente un traguardo perché è un primo passo di una vita dedicata e volevo che ho voluto dedicare al servizio a Gesù, cercando di mettercela tutta, ma anche una tappa perché mi auguro di avere ancora un po' di tempo da poter continuare il mio cammino insieme alla gente, insieme alla mia gente. Don Sergio è stato circondato dal calore e dall'affetto di tanti amici, sfociato in un caloroso applauso al termine della messa ed in un momento di condivisione nei locali parrocchiali. Il tratto caratteriale del sacerdote emerge in tutte le testimonianze raccolte. Un sant'uomo che veramente merita tanto perché è bravo. È una persona, a mio giudizio, troppo buona. Dovrebbe essere un pochino più, non di quella cattiveria di buon gusto, come si suol dire, ecco, nel senso che lui dice, non dice mai di no. Un pastore presente. La cosa più importante per noi è che ci sia, sicuramente il fatto che sia presente, perché non è scontato oggi soprattutto che ci sia un parroco in una comunità. Pastore molto attento a tutte le esigenze che la parrocchia ha, non soltanto esigenze pratiche ma esigenze della gente che vive qui a Sant'Ambrogio. Con il cuore vicino alle persone che soffrono. Abbiamo vissuto una malattia di mio marito, lui è stato non un parroco e basta, lui è stato una grande persona, è stato un grande amico per mio marito, era presente, l'ha aiutato tanto nel percorso della malattia. E per il futuro un desiderio. Penso il sogno più grande è quello che il Signore, concedendomi salute negli anni, possa permettermi ancora di fare per lui qualcosa. Continua la riqualificazione della pista ciclabile del Lungo Entella nella parte di competenza del comune di Cogorno. Dalla prossima settimana partiranno i lavori per la nuova area Cani che sorgerà nei pressi del murales realizzato dall'artista Andrea Cocciolo in arte Tosh all'altezza del ponte che collega San Salvatore con Caperana. La manutenzione dell'area sarà effettuata grazie all'aiuto dei volontari appartenenti ad associazioni comunali. L'amministrazione metterà in sicurezza la zona con l'installazione di 2 telecamere di videosorveglianza. A spiegare tutto questo il consigliere comunale Luca Torrente. Un'altra area sorgerà poi nella zona di Panesi. E tornano in azione i volontari dell'associazione Puliamo i Sentieri. Dopo l'attività di alcune settimane fa lungo la sponda chiavarese del fiume Entella, domenica l'appuntamento questa volta è sul lato di Lavagna. Le mareggiate e la piena del fiume hanno depositato molto materiale che ha formato 2 accumuli di sedimenti e legna ricoperti da una gran quantità di plastica e rifiuti. Il ritrovo sarà alle 10 nell'area verde lungo l'Entella, lato Lavagna, all'altezza di Corso Genova. Si consigliano vestiti, scarpe comodi, una borraccia d'acqua, se possibile guanti da giardinaggio in lattice. Per l'occasione saranno anche messe a disposizione alcune pinze telescopiche fornite da Aprica, che dispone come sempre il ritiro del materiale. Per informazioni la mail di riferimento è puliamosentieri@gmail.com. In ogni caso tutti i riferimenti li trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. Adesso c'è la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti. Avvenire titola: il Papa, rispetto per le donne, basta massacri. Francesco critica ancora lo sfruttamento economico dell'Africa e chiama i cristiani al perdono con un'amnistia del cuore. E poi le cronache italiane, segreti e silenzi, la Procura di Roma apre un'indagine su Donzelli e sulle sue esternazioni in Parlamento e così Nordio non chiarisce il caso. Cospito firma la DAT rifiutando l'alimentazione assistita e Meloni chiede responsabilità. Gli Stati Uniti pronti a fornire a Kiev missili a lunga gittata, il Popolo della Pace sarà nuovamente in marcia con una straordinaria marcia della pace convocata per il 24 febbraio di notte tra Perugia e Assisi. E parliamo invece del supplemento di Avvenire Vita, mamme e bambini, chi dà una mano, e poi giornata consacrata, vita consacrata alla missione.
Veniamo invece alla prima pagina del Secolo XIX, stupri a Genova e allarme, quinto caso dall'inizio dell'anno nel centro storico, la vittima una 28enne è stata operata d'urgenza, l'aggressore ha offerto alla giovane una dose di crack e poi l'ha immobilizzata, il prefetto una banda, servono altre indagini, droga nei vicoli, una trappola per clienti sempre più giovani. Dopo la nave il Pullman, migranti, 27 ragazzini dalla Spezia Foggia trattati come pacchi. E poi ci sono i controlli alle pompe di benzina, prezzi da benzina, Liguria arrivano le prime multe e le sanzioni riguardano il mancato invio di dati al Ministero e le irregolarità nei cartelli esposti. E poi naturalmente anche qua c'è il caso Cospito, il gelo di Nordio sulle rivelazioni di Del Mastro. Le pagine del Levante, silenzio sul tunnel Rapallo-Fontanabuona, vogliamo sapere quando partono i lavori. Interrogazione del deputato Bagnasco al Ministero dell'Ambiente, opera importante per economia, viabilità, sicurezza. E secondo le previsioni di ASPI il progetto esecutivo era da realizzare entro il 9 febbraio 2023 con l'affidamento in house, inizio dei lavori a maggio, in caso di gara marzo del 2024, ma non se ne sa più nulla e il portavoce del tavolo dei sindaci Trossarello dice le istituzioni devono rispettare i tempi. Andiamo a Rapallo, diga crollata, chiesto a 28 milioni di rimborsi, è una società assicurativa, la AIG Europa, che si è rivolta al Tribunale di Genova citando il Ministero delle Infrastrutture, il Comune di Rapallo e il Porto Carlo Riva. Gli aggiornamenti dalla redazione, pronto Andrea Capitani, a te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Recco, andiamo a Recco, sono stati presentati i dati dell'attività della Polizia Municipale per l'anno 2022. Vediamo i numeri, per quanto riguarda il capitolo sicurezza stradale sono state più di 800 le sanzioni e i verbali elevati, di cui ben 536 le multe per veicoli fermati senza revisione e 162 perché questi erano senza assicurazione. 8 poi le denunce fatte per reati vari, più di 1000 gli accertamenti eseguiti sia per lo scorretto sconferimento dei rifiuti, 244 in questo caso i verbali, che per le pratiche demografiche. Ringrazio a nome dell'intera comunità locale il responsabile del settore, il dottor Silvano Ratto, il vice comandante, il Walter Schenone e tutto il corpo di polizia locale per l'impegno, la professionalità e la cura introdotte ogni giorno, è il commento del sindaco di Recco Carlo Gandolfo. È tutta dalla linea. Grazie Andrea, noi prima di lasciarci andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per questo pomeriggio. Giovedì 2 febbraio alle 17.30 nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale a Genova la presentazione del libro Simone Weil, la ragazza con il numero 68751, un diario personale intimo e delicato che restituisce l'immagine della gioventù prima e dopo la Shoah. Fino al 4 febbraio la Società Economica ospita la mostra Resilienza Incisiva del disegnatore e pittore Enrico Nassano nella Galleria Grasso, una esposizione di opere che affondano le radici all'inizio della pandemia. Gli orari tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.30 e il sabato e la domenica anche al mattino dalle 9.30 alle 12.30. Giorgia della Casa Grande espone le sue opere nella Sala Polivalente Franco Lavoratori di Recco fino al 4 febbraio. La mostra si può visitare dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. Andiamo a Sarzana, 100 xilografie a colori di Salvador Dalì che raccontano il viaggio di Dante nella Divina Commedia sono esposte fino al 5 febbraio alla fortezza Firma Fede in una mostra promossa dal comune organizzata da Comedy Arting e curata da Gina Ingrassia. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Torniamo a Genova dove sono esposte le opere elaborate nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di ASL 3. Ogni giorno dalle 9 alle 17 è possibile visitare la mostra allestita al centro sociale dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto. Il Club Alpino Italiano invita alla presentazione del libro Arbusti e altre piante del promontorio di Portofino di Remo Bernardello e Alberto Girani. L'appuntamento è alle 21 nella sede di Via Orsi a Chiavari. È tutto per questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo nuovamente in diretta questa sera alle 19.15. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.